Adesso io sarò il sindaco della città di Veroli, quindi della città unita, intera, e abbiamo delle priorità che sono state già inserite nel nostro programma, che abbiamo presentato agli elettori, e lavoreremo con grande senso di responsabilità, perché il momento è difficile, è complicato, quindi c'è bisogno di serietà e di operatività. Questo lo faremo sin da subito. Beh, ma noi la priorità che daremo nella Costituzione della squadra sarà quella del consenso della gente, lo abbiamo detto sin dall'inizio, non abbiamo accordi, non abbiamo impegni con nessuno, ci sarà in questa nostra composizione la massima trasparenza, tenendo conto un po' di quello che è stato l'espressione del voto, e quindi questo sarà il criterio che porterò avanti per la costituzione della mia squadra. Sì, grazie, veramente, un'esperienza straordinaria. Grazie a tutti loro, grazie a tutti i candidati, veramente una squadra straordinaria, un'esperienza bellissima, veramente, grazie a tutti, grazie. Ho gioito perché al di là dell'amico Simone Cretaro ha vinto un progetto politico che Veroli ha fatto strada e farà strada con Simone Cretaro, e devo ringraziare veramente tutti quanti quelli che hanno creduto in questo progetto, dall'amico Cesilio ai tanti singoli candidati, quelli che ci sono e hanno ottenuto i consensi, sono riusciti ad essere consiglieri, ma anche a chi non ce l'ha fatta. Veramente è stata una bella sfida. Veroli ha un futuro abbastanza lungimirante, e per questo siamo fieri, contenti e soddisfatti.